sapere? Che so io? Ma come, non mi riconosci? Sono la cenciosa d'Assisi! Allo stesso tempo non so nessuno. Un po' matta e un po' sognatrice, l'ingenua. Oh, per dirla con le parole loro, la scema del villaggio. Tanto scema però che io l'ho capito subito il messaggio di Francesco. Come? Chi è Francesco? Oh, ma che stiamo a scherzare? Ma scusa, ma perché siete qui allora voi stasera? Come? Siete qui per vedere, come si dice, una commedia musicale, come ce ne sono tante? Ma noi non siamo qui mica per questo. No, noi siamo qui per raccontarvi una storia straordinaria. Ma come, quale storia? La storia di Francesco, figlio di un ricco mercante di stoffe che cambiò completamente la propria esistenza rinunciando a tutti i suoi beni per mettersi al servizio dei più poveri, predicando l'amore per Dio e per il creato. Oh, scusami, ma quale storia può essere più straordinaria di questa? Non ti pare? Oh, se ci credo io, che sono la scema del villaggio, spero che ci crediate anche voi. Che tante scemi non mi sembrate. Oppure no? Ma sapete che vi dico? Che ognuno di noi potrà essere Francesco, nel proprio piccolo, così come faremo noi stasera, per riuscire a portare nella nostra vita e in quella degli altri un po' di semplicità, povertà e perfetta letizia. Che mi pare, guardandovi, ne abbiate proprio tanto bisogno. Ma adesso non indugiamo e forza, venite gente, che in piazza si va, un grande spettacolo c'è. Tieni padre, sono tuoi. Eccoti la giubba di velluto se la vuoi. Non mi serve nulla, con un saio me ne andrò. Eccoti le scarpe, solo i piedi mi terrò. Punto via il passato, il nome che mi hai dato tu. Nudo come un verme, non ti devo niente più. Ora proprio casa, più famiglia non avrò. Ora avrò soltanto un padre che si chiama Dio. Vagabondo sono io, col destino in tasca, ora il mondo è tutto mio. Ora sono un uomo perché libero sarò, ora sono ricco perché niente più vorrò. E la sua minaccia vale fame e poesia, fiori di speranza segneranno la mia via. Scelto la tua libertà, figlio degenerato che sei,
pace sarete voi e strozzinaccio. No, ma vai via, matta cenciosa. Vado, vado, ma io non so né matta e né imbriaga. Spupudu. Ma alla fine che fa la cosa mia? Le perle ai corci, anzi alle parche. Sanno loro di quanta fatica e di quanto sudore ci sta battendo, che ne sanno? Queste vendute, questa seta, in Francia andrai per comprarli e litigai un giorno intero sul prezzo, tira e molla, tira e molla, tira e molla, e alla fine hanno mollato loro perché tirai più forte io. E di questa seta quel ladrone del figlio mio me ne ha rubata una pezza intera, sì signore, una pezza intera, per regalarla, indovinate un po' a chi? Ai lebbrosi l'ha regalata, e mica gliel'ha mandata, no, no, ce l'ha portata lui sto spavaldo, ce l'ha tagliata addosso lui, sì, sì, sì. Io posso arrivare a capire di fare del bene, che c'entra, anche io non lo faccio del bene, mi sono anche stufato di farlo, non ve lo faccio più, ho mandato tanti scampoli, stracci, robaccia, tanta robaccia, alle brosaglie di Foligno, mandarci di persona, oh, oh, le brosi puzzano, ma puzzano tanto, lui niente. Sapete cosa ne ha fatto? Ne ha preso uno e l'ha baciato. No, dico io. No, dico. Scusate, ma questo per me è esibizionismo, scusate. Ma con tutti i malati gravi che ci stanno, ci stanno i diabetici, ci stanno gli infartati, dico io, perché non baci uno con l'ernia strozzata che dopo tutto è più pulito? No. Lui, indignato, è andato a baciare il lebroso. Perché? Come dite voi altri oggi? Beh, il lebroso, la notizia, no? Vedi te, se un bel giorno arriverà un pittore a mettere la scena sui muri, che fa Francesco in quel momento? Francesco bacia il lebroso. Certo, Francesco che bacia un malato lei, farebbe lo stesso effetto. Che fa Francesco in quel momento a baciare anche quello? Sai che sforzo, no? Adesso ditemi voi altri cosa deve fare un padre con un figliolo come questo, ce lo dica lei signore, sì sì, lei qua davanti con la faccia da padre, ci si metta lei nei miei panni, ma no, ma che ci stiamo a scambiare i panni, che poi sei tanto ridicolo, secolo tu addosso, anche se in questo scambio di panni, beh, mi lasci dire tutta, potrei pretendere qualcuno di più illustre, ma lei così a occhio e croce all'aria di essere un signor nessuno, mentre io qua ad Assisi sono il più potente, e non lo dico per vanteria, no, per fatelo sapere, ecco diamoci del tu, tanto imparo te stai zitto, ecco, ci si metta lei nei miei panni, da principio quasi a non mangiare, poi a fare il furbo, a lucrare, a negare sino l'elemosina per mettere da parte per lui, per mio figliolo, perché volevo che fosse ricco e non gli mancassero le avventure, l'elmo piumato, volevo che nascesse e crescesse in un mondo di velluto e di seta, anche una madre francese gli presi insieme con le stoffe e che venisse su gentile, educato, e all'inizio sembrava che la pappa buona gli piacesse, no, sembrava che ci stesse al gioco, poi tutta ad un tratto ecco la ricompensa, torni a casa e ti trovi un figlio pazzo. Io ci ho anche menato, sì, gli ho anche menato, sì, gli ho anche menato, io che carne tua, sangue tuo, ma io più gli menavo e più lui si metteva a ridere, a pregare. E più gli menavo, più pregava, più mi faceva capire che lui ha un altro padre. A casa mia non vince la preghiera, perché comando io e non ci sono altri padri. Lui è mio figlio,
e ne faccio quello che voglio io. Per lui e per come lo voglio io ho fatto tutto questo. Sa che cosa le dico? Sa che cosa le dico? Lo denuncio come ladro e come ribelle, tanto che importa. La vergogna c'è già. E mentre lui sta lì a rimugino, Francesco, quei confratelli che hanno deciso di seguirlo, va per il mondo affidandosi non più al padre ma alla provvidenza. Io Francesco con i miei compagni fra Masseo e frate Maggio, piedi scalzi, sempre in viaggio, sulla strada polverosa. Poco pane per mangiare, tanta terra per dormire, rondinelle del Signore e uno zingaro. L'amore consola pazienza, prego la te considerare fratello.
Papa, ma per il vostro messer lo Papa. Questi hanno inventato le regole del niente. Amico mio, eccoti qua, e ti voglio raccontare una storia. Il Papa alla fine gli ha aperto, gli ha spalancato le braccia al gran matto d'Assisi. E questi che t'hanno inventato? Le regole del niente. Niente che è niente. E non sentiamo niente, e non vogliamo niente, e non chiediamo niente, e non abbiamo paura di niente, con questi piedi scalzi. È così che si va in giro, eh? Come paura di niente, come paura di niente. Tutti abbiamo paura. Tu, quello laggiù, che è quello che si nasconde meno paura degli altri. Ma se fino a prima di nascere stava la pancia di sua madre, se si nascondeva. Questi hanno inventato le regole del niente. Niente che niente. Hanno preso un po' di niente, ce l'hanno in un passato con un po' di niente, che si aspetta da niente, sti stupidi. Vanno in giro dicendo tutti fratelli. Ma fratelli di che? Di chi fratello, eh? Ma cosa fratelli? In che senso fratello? Caino. Caino non era un fratello, eh? E allora, e dopo Caino tutti ti ancora? Ammazza che furbo che sei, eccolo il punto. Eccolo il punto. Fidarsi della vita, fidarsi del prossimo. E io qua, un mercante come me, con la sua furbizia, io dovrei fidarmi. Ma io non ce l'ho scritto sulla porta della bottega, no. Io ce l'ho scritto in fronte. Non si fa credito! Non mi sta più a cuore niente, no? No! Il cuore! L'amore! Com'è che va in giro dicendo? Com'è che va in giro dicendo? Ah sì! Ama il prossimo tuo come te stesso, eh? Ma in che senso? Ma chi l'ha detto, eh? Chi l'ha detto? No! Sa che cosa le dico? Sa che cosa le dico? Sì, quando avranno fame, allora sì, torneranno a casa. È sceso in terra, gli uccelli a fronte ai piedi miei, un giorno piccoli fratelli, felicità della tribù di Dio.
dicendo? Che? Cosa mi stavi dicendo, eh? Cosa mi dicendo? Aiutami, aiutami, cosa mi stavi dicendo, eh? E con gli uccelli lui ci parla. Sì, l'ho sentito io. Merli, fringuelli, tordi, galline. No, le galline proprio no. Ah, quanto mi dispiace per le galline. Schizzinoso, con le galline non ci vuole parlare. Schizzinoso, cosa ci vuoi fare? Lui parla, ma è come se cinguettasse. Sì. Che stupido. Loro invece cinguettano, ma è come se parlassero. L'ho inteso io e io non so né matta né brulata. Sta bene, lui ci parla e io li mangio. Egli dice fratelli e io li mangio. Io mangio i miei fratelli, sono un cammino. Sta attenta a te, sta attenta a te, che una volta all'altra te do una scarpa. Non sarei di vostro gradimento. Certo che non saresti di mio gradimento. Lo zozzo in persona, allontanati che puzzi. Stracciona. Secondo te, il Papa li mangia i tordi oppure no? Oh no! Il Papa no! Ma guarda la bestia scema che dovrebbe incontrare ora il Papa. No! Il Papa no! Te potresti farti in braccio ogni volta che lo dici, eh? Il Papa mangia tordi a colazione, a pranzo e anche a cena. Come me, se quel matto del mio figliolo è in giro dicendo che tutti i nemici contacchioni sono fratelli. E il Papa, che è il Papa, eh? Mangia allora quel matto del mio figliolo dà del cannibale al Papa. E allora è un ribelle e un eretico. Perché aspetta la gente che comanda qua ad Assisi a incatenarlo, ad arrestarlo, oppure se per casa ragiona quel matto totale del mio figliolo, perché sti dodi non si ribellano, eh? Perché queste pernici non vanno a Roma in corteo? Perché questi cornacchioni non invadono Roma e non buttano giù dal trono questo grande mondatore di fratelli? Che sto dicendo? Ma sto perdendo la testa, no? Non ci capisco. Io non ci capisco più niente. Neanche io. E sai che ragazzi, non mi dà la tua che è? Questo figliolo mio che non torna a casa, non c'è adesso di farlo insavire e non si fa trovare. Tutti i fratelli. Sì, in giro dicendo tutti i fratelli. Oh, tutti tranne io. Io, quella povera donna di sua madre di là che piange, francese. Gli volete bene a vostra moglie, eh? Io le voglio bene, ma lui dice che ti vede è un'altra cosa. Ma allora il bene cos'è? Non lo so, che è un'altra cosa. Forse lui non lo sa, ma il vero bene è quello che prova Chiara. Ma sì, dai, la Chiara d'Offreduccio. L'ho inteso io, che per amore si fa monaca. Ma come Chiara chi? Chiara, quella che lui ci vendeva. Non c'è stato mai niente, eh? Ma, oddio, come si dice? Una mano sul fuoco. Insomma, come ha saputo che lui si è fatto frate, l'ho inteso io, si fa monaca, ma non monaca come tutte le altre. No, lei si è inventata un convento tutto suo, lo
diceva l'oste del gallo, che gliel'ha detto la serva del convento, che gliel'ha detto... Oh, insomma, uno. Dice la gente che sono tutti matti. Lei, così bella e ricca, che io al posto suo mi sarei sposata l'imperatore. Tutta colpa di Francesco, dice la gente. Dice che la malattia è contagiosa. Meno male che io matta ci sono già. Che se non ero matta mi facevo monaca anch'io. Così lui mi vedeva e mi diceva: poverina, sei fatta monaca per me. E lui piangeva e io piangevo. Ma che merito avrei io a farmi monaca? Per aiutare i poveri, aiuto me. La notte mi copro e la mattina vi dico: buongiorno cenciosa, e mi voglio bene. Oh, insomma, se fa monaca e io lo vado a dire a tutti, a tutti! Posso dire amore a tutti, posso dire amore a Dio, ma non posso dire amore mio a te. Perché il mio
cupo, metti l'olio in un piatto cupo, metti l'aglio e la citrosella, quattro caccole di pecorella, mettici le unghie di crescione e sette foglie di crescione, guscio di noce, buccia di mela e lo stoppino di una candela, e dopo fatto questo unguento, sputa di notte contro vento dalla parte che il lupo viene, legati forte con le catene, metti dell'olio e farina bianca, larga la tavola, stretta la panca, e una volta finita la pappa, se viene il lupo, tu piglia e scappa. Lupo acuto, sono solo io. Agnelli e vacche, tutto quanto mio. Se la foresta il cibo non mi dà, io mangio carne d'uomo di città. Io mi travesto come meglio posso, per ingannare il cappuccetto rosso. Al mondo tutti sanno che non c'è un figlio di lupaccia come me. Non sente mai tutto il male che fa, ma che da adesso in poi più mansueto di un agnello sarà. Se sono al mondo anch'io, beh, dimmi cosa mangio, se qui niente è mio. Se tu la pace fai con la città, vedrai che da mangiare ci sarà. Sì, faccia, la gente sempre mi darà la caccia, ma se nel mondo fiducia avrai, persino bello tu diventerai, magari frate lupo.
chiedere: ma cos'è che vuole Dio? Allora sapete cosa mi hanno risposto? Zitta, brutta scema! Ah, ma allora una scema perché vuole sapere cosa vuole Dio? E poi chi gliel'ha detto a loro che cosa vuole Dio? Se Francesco dice che una cosa la vuole Dio, tutti dicono che è matto. Se invece si mettono in mille a dire che una cosa la vuole Dio, tutti gli vanno dietro e diventano un milione. Ma allora, per non essere matti, bisogna essere in tanti. Difatti, io che sono sola, sono una povera scema. Dio lo vuole! Venite, che Dio lo vuole! Ah, ma me ne fa una dietro l'altra! E me ne fa per rispetto, me ne fa! Ma si può adesso partire per le crociate con un bastoncello de legno storto con quei quattro scalcagnati, rattoppati, farabutti! Oh, roba da schiattare di rabbia per un padre vedere una cosa così. Ma lo sapete voi altri che cosa vuol dire mandare un figlio alla crociata? Mandare alla crociata significa avviarlo ad un percorso di gloria, a farsi un nome, a diventare nobile. È una questione di prestigio. E io ci avevo già procurato un sacco di roba: cavalli, scudi, corazze, le spade più dure, trombe, araldi che potessero gridare più forte che si può. Fate largo, fate largo! Arriva Francesco di Bernardone, gran cavaliere di Assisi. Avrebbe combattuto, ammazzato la sua razione di mori, vinto e fatto fortuna. Invece sto qua ci fa con questo bastoncello di legno. Oh, ma quelli sono arabi, ma mica si scherza! Adesso si dice che abbiano una nuova arma segreta. Non si sa cos'è segreta. Un mio amico mi ha detto che è una cata, che prima cata e poi pulta, no? Dicono che fa certe catapultate da non credere, dicono che è in grado di lanciare un milione di sassi infuocati sui nemici. Quelle sono guerre, quelli sono massacri, e lui invece ci va con sto bastoncello di legno, saranno quei quattro rattoppati farabutti, e ci fa pure pace con gli altri. Sì, lui ci parla con il loro capo, sì, lui invoca la presenza di un Dio unico per tutti e invoca la pace per l'umanità. Oh, che vergogna per un padre vedere una cosa così! Che vergogna! Solitaria in cielo stai, e tutto vedi e nulla sai. Luna là, che sui confini nostri vai, e fronte lì di non ha, e tutti noi
mantello bianco di pietà. Presenza muta di ogni Dio, del suo, del mio. Il cesso per neve, lo specchio per
Natale. Ma si può andare avanti così con questo figliolo mio? E poi stringi, stringi, Natale, che è? L'angelo, Maria, San Giuseppe. Ecco, Giuseppe, un altro padre. E anche a Giuseppe, il figliolo suo, gli ha fatto un bello scherzetto, eh sì? Sì, però Giuseppe lo sapeva, aveva avuto delle garanzie. Ma a casa nostra, di angeli, manco ombra, manco una piuma. Alla mia sposa, chi ce l'ha mai portato? Anche uno straccetto d'annuncio. E allora dove la troviamo tanta fede? Al massimo ci può venire il dubbio. Ma io non parlo dei dubbietti, della roba di tutti i giorni, tipo io sto in commercio, no? Il garzone che c'è in bottega mi ruba o no? Oppure la mia moglie mi mette le corna oppure no? Sì o no? Non cambia niente robetta? O quasi, insomma io parlo dei dubbi, ma di quelli grossi, dico, e se avessi sbagliato tutto? E io ce l'ho questo dubbio, sto tormento. Le mie notti scherzano con me, sono eterne, sono. E com'è che non dormite? E com'è che te non ti fai mai gli affaracci tuoi? E pare che con i pensieri che c'ho in testa vado anche a dormire. Certo, con quelle belle coperte che ci avete, quelle belle lenzuola, quel bel cuscino. Ma smettila, che poi ti sei anche dimenticata del materasso. Quel bel materasso. Oh, zitta, lo so benissimo, ma c'ho il bel letto d'Assisi. E in quel letto una moglie che piange ed è uno strazio sentirla. E io su quel letto che mi ci rotolo sopra come se avessi mangiato troppo, invece... Lo sai cosa? Manco una mollichella ho mangiato. Che peccato! È peccato in che senso? Beh, nel letto non ci dormite, il mangiare non lo mangiate. Capita anche uno importante come me di stare su tutta la notte a leggere i pensieri sul soffitto. Che ci hai mai letto dei pensieri sul soffitto, Cenciosa? Io il soffitto non ce l'ho mai avuto. Mi scordo sempre che questa è astrolica. Lo sapete che certe volte mi fate proprio pena. Ah sì, io faccio pena a te, ma guarda un po'. E sapessi quanta me ne faccio a me di pena. Manco te lo puoi immaginare, io che passo le notti a pensare a sto figliolo mio, a vedermelo, a sognarlo. Senti un po', io lo so che tu lo vedi, Beh, com'è sto figliolo mio, Com'è? È stanco, è smagrito. Bello, com'è bello. È bello, Che tu mi vuoi far credere che questo figliuolo mio è più bello adesso di quando stava con me a lavorare in bottega? Sì, perché è triste ma è contento, piange ma ride, come quando piove e c'è il sole che tutte le vecchie fanno. Ah, ma che sciocchezze vai dicendo! Senti, vieni qua. Allora, facciamo così, se tu ogni giorno mi vieni a dire quello che fa sto figliuolo mio, io ti pago, dimmi quanto vuoi che io ti pago. No, io i vostri soldi proprio non li voglio. Andò vai, vieni qua, facciamo così. Ti regalo un bel vestito, di quelli belli grossi, che quando lo metti impressioni tutta Assisi,
dintorni e oltre. Ah, ti piace? Ah, sì! Così, io sapete che faccio? Che fai, sentiamo? Prendo il vestito! Lo prendi! Lo porto a lui! Lo porti a lui! Lui lo rivende! Lui lo rivende! Ecco i soldi, ci compra i sassi! Ecco, quando sa sul giusto, perde la strada, non c'è più verso di eseguirlo. Ma i sassi! Ma quali sassi? Per la chiesa nuova, no? Ah, la chiesa nuova! Che secondo la chiesa! Zitta! Te lo dico io quello che stavi per dire. Ti rifaccio tutto il discorso a capo, eh? Secondo la chiesa nuova, la può costruire. E ci vogliono i sassi, tanti anni e grossi, E io oggi in questi giorni prendo sti sassi, li spacco sulla testa di chi so io. O se no, dateli a me i sassi, che te li porto io, Via, 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 non la voglio più vedere, sto figlio alla mio. A volte i figli meglio non averli, Manco l'ombra voglio più vedere, manco l'ombra. Amico mio, dove stai? Ah, eccoti qua. Hai visto? Sempre peggio. Adesso si è messo in testa di fare l'architetto, sì. L'architetto gioca a rifare la chiesa, ma la rifà così brutta, così vecchia, così povera, che se in cardinale anche centrasse si farebbe il segno della croce alla rovescia. Gioca, si gioca a rifare la chiesa, ed è contento, gioca. Tu non dormi la notte su sta cosa, ma lui è contento, gioca. Agnello del Signore, per quanto possa un frate sull'acqua camminare, sanare gli ammalati o vincere ogni male o far vedere i ciechi e i morti camminare, frate Leone, pecorella del Signore, per quando possa un santo frate parlare pesce agli animali e possa ammansire lupi e farli amici come cani, per quanto possa lui sperare che cosa ci darà domani, tu scrivi che questa non è perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia. Frate Leone, agnello del Signore, per quanto possa un frate parlare tanto bene da far capire i sordi e convertire i ladri, per quanto anche all'inferno lui possa far cristiani, scrivi che questa non è in mezzo a
Letizia, perfetta Letizia. Pigliati questa bella moneta, Pino. No, troppo grossa questa. Oh, un momentino, ingordo. Ma ci doveva essere una moneta più piccola, eh? L'ho trovata più piccola di questa che c'è. L'aria. To, questa te la do, prendila per i semi di zucca. Via. Perché i modi per ottenere i soldi sono tre. Lavorare, chiedere l'elemosina o rubare. Allora, chiedere l'elemosina frutta pochissimo. Lavorare frutta qualcosa. Rubare è il massimo. Oh, peggio di tutti sanno i poveri che lavorano. Poi... Signori miei, i poveri sono degli spendaccioni tremendi. Lupini, castagne secche, semi di zucca, le frittelle quando c'è la fiera. signori miei, io i semi di zucca non ne ho mai comprati. È per questo che sono ricco. Ricco non è chi guadagna tanto, no, ricco è chi non spende nulla. Avarizia? No, signori miei, è risparmio. Usura, strozzinaggio, affari. Signori miei, questa me la dovrebbero spiegare quelli che hanno studiato tanto. Ecco, che gusto ci sia ad essere poveri e ad insistere ad essere poveri, sti stupidi! Thank you.
Tu, che, hai visto la stracciona? Eh? Tu no. Ma che è diventata questa? Quando la devi cercare, te la gira mezzo a Sisi. Ah, eccola là. Guarda, guarda un po' che ho, figliola, guardala un po', guarda che ho, guarda che fame che hai, ti si vede dagli occhi, To, è per te, mangia. Il pane! L'hai riconosciuto, Quello è il pane, Stai migliorando e dimmi, ti piace il pane? Mi piace, sì. Sono contento, tu non puoi immaginare quanto io sia contento. E dimmi, che altro ti piace oltre al pane? Su, ti contiamo. E poi mi piace il pane? Sì, il pane. Cozza, che razzo di campo che di scelta che c'hai, cominci dalla crosta, vai alla mollica, ricominci con la crosta, tutto tra crosta e mollica, povera scema. Perché le sceme sono sceme? Oh, ma che domande sceme che stai a fare, vedi te, se a parlare con una scema in piena notte c'è il rischio pure che mi diventi intelligente. Vabbè, di qua, dopo te la vai a mangiare sto pezzo di pane, per cavolo ti pare. È un momentaccio per me, è un momentaccio. Senti, dico, ti capita alle volte, dico, ti capita, di vederlo mangiare, sto figliolo mio, dico, ti capita? Di tutto, mi pare che si mangia il pane. Mio figlio, sì. Più di tutto, tu guarda, io me lo ricordo ragazzo che mangiava i pasticci parigini, le faraone farcite. Ma che razza di cambiamenti che fanno sti figlioli? E tu che sei padre, manco te ne accorgi. Oh, cenciosa, che guardami un po', ma guardami la cima a fondo, Che mi stai guardando, Tu a me, dopo morto, dove mi manderesti? In paradiso? O all'inferno? Aspetta prima di rispondere, che razza di fuga che ti prende, che precipitosa, e prenditi un attimo di sosta, prenditi un po' di respiro prima di rispondere, no? Tra la domanda e la risposta, perché sono un buon cristiano, no? Te l'ho dato o non te l'ho dato il pane, Te l'ho dato o non te l'ho dato, Il pane? Allora rispondi, che fai venire la muffa alle orecchie a chi si aspetta una risposta. Dove mi manderesti? All'inferno. E perché? Perché con tutte quelle monete che vi portate addosso pesate troppo. Che vuol dire sta cosa qua? Che vuol dire sta cosa? Sì. Se metti caso, metti caso, andate in paradiso e cascate subito giù. Tanto vale allora andarci subito giù. Hai capito la mazza? E me fa risparmiare un viaggio, no? Perché io mi devo sbrigare ad andare all'inferno. Tu mi dici vai in paradiso, No. Io non vado da nessuna parte. Oh, guarda, va bene così. Tutto bene così. Sto una volta all'altra che ti incontra da Sisi. Ma che stai facendo? Che sta budulata che gli dai al pane? Che non te lo mangi? Che non te lo mangi adesso? No. E perché? Perché lo porto a lui. Cosa? Che mi vuoi far credere che questo pezzo di pane secco lo stai a portare a mio figlio, O che mi vuoi far credere? Che mi vuoi far credere che a mio figlio gli manca il pane? No, questa non la volevo sapere, questa non la reggo. Oh, figliolo mio, gli manca il pane. Oddio mio, no, 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 no.
No. Andate di corsa a dire a suo figliolo mio che c'è il pane che gli manca. Io gliene posso dare quanto ne vuole, lui lo sa, il pane si è sempre sprecato a casa mia. E invece è quello più buono, quello che gli porta lei. Sì, più buono quello che gli porta lei. Perché? Perché il pane di casa stanca, il pane di casa. Bisognava dargli il pane di casa, ma dargli quello e basta. Troppa abbondanza in certe case, troppa roba sprecata di fronte agli occhi di sti figlioli. E questo che vuol dire? Lo vedete che vuol dire? Che le premure e le accortezze che si hanno per questi figlioli sono schiaffi. Sì, schiaffi, catene, si sentono catenati dentro casa. Ma vale a capire sti figlioli nostri. Vale a capire. Thank you.
semine, non ci ritrovi per far vivere secoli. Come la madre che ci bagni di lacrime, che uccidi l'uomo per far vivere gli uomini. Come la madre che ci vesti dove e dove, come la morte che rinnovi l'umanità. Thank you.
qui morì. Voi non eravate già morto? Fai cascare le braccia, due. Ma se vuoi essere più scemi di te, dico, mi vedi o non mi vedi? E allora? Vieni qua. Cerca di capire subito, perché non c'è tanto tempo per spiegare le cose. Guarda in quanti posti sto contemporaneamente io. E sono sempre io, eh? Sto lì, sto laggiù. Sto al posto di quel signore lì, ad esempio, eh? E signore... ce l'hai un momentino? Che ce l'hai, figlioli, te? Ecco, sei un padre, basta. Lo vedi, stracciona, noi padri non siamo morti, siamo sempre qui, presenti, a ragionare. Perché che altro vuoi che faccia un padre? Un padre ragiona e capisce solo le ragioni, non la poesia. La poesia che è? Io non lo so. Però è bella. La poesia, come ti posso spiegare? La poesia è come quelle nuvolette leggere che vanno come matte su nel cielo, ma lontano dalle nuvole serie, quelle che ti danno la pioggia, che ti fanno tanto del bene alla campagna. Ecco, la poesia è come quelle nuvolette lì che si tingono di rosa, ma di acqua, ma è una goccia. Mai una, mai, inutili. E se si guarda un momentino e ti distrai un attimo e ti rigiri subito dopo, sono sparite. Stavano lì o no? Sì, e sono le più belle. Ma le più belle in che senso le più belle? Ma se non contano nulla, ma che ragione possono avere? Non contate nulla, nuvolette rosa. Chi ha ragione, fracciona, lo devi dimostrare con i conti alla mano. Come 2 più 2 fa 5. Oh, ma non facevano 4? No, fa 5. Altrimenti non è un affare. Sta ancora a 4, sta guardando. Scema per forza. Ma se l'hanno fatto santo? Dopo l'hanno fatto santo, scacciona, dopo, questo è stato lo strazio mio, dopo. Ma vallo a capire un po' prima, con la povera testa di un padre, che è un figliolo matto che c'hai, un giorno lo faranno santo, eh? Ma cosa capisci che hai un figliolo santo dentro casa? Che fa di speciale un figliolo santo, eh? Questo è stato il mio strazio. Diglielo a quel signore lì, diglielo. Anche lui è un padre di famiglia, anche lui è un figliolo che magari gli è scappato di casa, che chissà quante gliene ha fatte, quante gliene sta a fare, quante gliene farà. Diglielo a quel signore lì. Diglielo, domani tuo figlio lo faranno santo. Che ti pare che fa, eh? Che ti pare che fa quell'uomo? Quell'uomo è un padre di famiglia come me. E fa la stessa cosa che ho fatto io. Uguale, identica, spiccicata. Gli dice no, gli dice vai a lavorare, vai in bottega, compra, vendi, guadagna, perché senza soldi non sei campa, o trovate un impiego. Perché che altro gli vuoi dire a sti figlioli di questi giorni? Che altro ti vuoi inventare? A chi devono dare retta, eh? Frega il prossimo tuo come lui frega te. Boh, l'ho detta, non me la rimangio, eh? Perché che altro ti vuoi inventare? Che cos'altro ti vuoi inventare? Ma se l'hanno fatto santo, e mo lo sai, ma non sei contento? No, non ce la faccio, non ce la faccio. Che ti pare che non ho provato, eh? Bello un padre che fa finta di essere contento per un figlio, quando dentro... Ecco, dammi un punto di partenza, dimmi, da qui in poi come padre devi essere contento. Ma da dove parto come padre contento? No, non ce la faccio, perché io sono qui inchiodato a ragionare. E lui invece? Che fa sto figliolo mio? Canta!
canta, io ho un figlio che canta. Sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente frate Sole, che dà la luce al giorno e che ci illumina per tua volontà, raggiante e bello con grande splendore, di te l'immagine, altissimo, altissimo Signore. Laudato sì, mi Signore, verso la luna e le stelle luminose e belle. Laudato sì, mi Signore, verso l'acqua tanto umile e preziosa. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco che ci illumina la notte, ed esso è bello, robusto e forte. Laudato sì, mi Signore, per frate vento e per solaria, per le nuvole di sereno, per la pioggia, per il cielo, verso la nostra madre terra che ci nutre e ci governa, altissimo Signore. Alleluia. Laudato sì, Signore, anche per sola nostra morte corporale. Laudato sì, mi Signore, laudato sì, mi Signore, Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore. Per sola nostra madre terra che ci nutre e ci governa, altissimo Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.
alla fine permettetemi di presentarvi chi ha messo in scena lo spettacolo per voi questa sera. Hanno cantato i tenori Stefano Scarafile, Umberto De Mitri, Gabriele Chinienti, i bassi Carlo Valvasoni, Walter Della Schiava, Paolo Pieretto e Alessandro Piscitelli. I contralti Michela Guarracino, Maria Cristina Ceccati e Carla Cruciatti. I soprani Nadia Visentin, Anita, Maria Grisa, Barbara Tardivello. Di Anita non mi ricordavo il cognome, quindi ce lo dirà lei dopo. Hanno recitato per voi Maria Cristina Ceccati. Giovanni Travisani. I nostri tecnici Alberto Maracchi, Paolo Zenarolla e William senza cognome perché non me l'ha detto prima. Un grazie a Pronto Music per l'utilizzo assolutamente gratuito delle attrezzature elettroniche che abbiamo usato stasera. E grazie a chi ha permesso che questo spettacolo avesse luogo, e quindi al comune di Chiusaforte nella figura dell'assessore Jenny Pegoraro. E grazie soprattutto a tutti voi per essere qui questa sera, nonostante il freddo, e speriamo di esservi riusciti a divertire. E prima di lasciarvi con un'ultima canzone, vorrei ricordarvi che in fondo, laggiù dove c'è un omone bello grosso, quindi attenti, abbiamo un banchetto, perché noi ci sosteniamo, ci autososteniamo, e quindi per portare in giro certi spettacoli abbiamo bisogno di un po' di finanziamenti, quindi se volete lasciare un'offerta al banchetto ci sono delle magliette, comunque dei CD e delle spillette che vi daremo in omaggio. Ed ora vi lasciamo con l'ultima canzone dal nostro altro musical che si intitola Beautiful City, e con essa vogliamo porgervi l'augurio che dal dolore e dalle sofferenze che ognuno ha nella propria vita sappiamo rinascere e costruire una bellissima città, ma non una città degli angeli, ma una città degli uomini. Signori e signore, colori e musica. By break, 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 by break,
seriamente.